Ok, bene. Mi sento un po' scarso, però quindi in realtà sono a posto, cioè mi sento come gli altri giorni, non c'è niente che non va, tranquillo. Grillo, io ti dico che cazzeggio, cioè nel senso non gioco bene. Va bene, tu vai a qua e arrivo da Promenade West. Peggio di così non può andare. Uno da una parte e uno dall'altra, ok? Sei proprio sicuro? Sicurissimo, vuoi rompere i coglioni? Rompiamoli per bene. Io vado a Promenade West, tu vai a Quarry, stronzo. Non ci arriverò mai. Sai che muori subito a Prison, vero? Neanche sì. L'ho detto. Neanche l'ho detto. Comunque, devo dire che stai migliorando nel rompere i maroni, eh. Oh, sono nel gulag. Aspetta che ho perso quel fesso. Oh, aiuto! Volevi rompere i maroni? Beh, comunque devo dirti che ci sei riuscito. Oh, comunque bello, ho battuto il record di... Hai fatto il record di posizione peggiore del mondo. Dove l'hai preso quel corvo con il coltello in testa? Hai un teschio di un uccello con un coltello inficcato nel cranio. Che droghe ti fai? Perché c'è un aereo di merda qua sopra? Ehi stronzo, ti ho sentito, eh? Purtroppo ho delle orecchie. Vado in cerca di money. Ma perché ma questo aereo va in giro da un'ora? Esatto. Mi ricordo che c'era una persona che mi disse: utilizza armi più efficaci, non utilizzare i mitraglioni. Ma a me non frega un cazzo. Mi lagga l'audio, che palle. È perché sei scarso. Non me l'aspettavo questa battuta. Ma neanche io, mi è uscita così. Mi è uscita così, non l'ho mai... Oddio! Dio, che nabbo! L'ho fatto apposta! Per dare un po' di brio, dai. Che merda! Comunque tiri animo, stronzo. Oh, testa di cavolfiore nato nel giardino delle principesse. Ti ho appena rischierato. Che alla fine non finiscono. C'ho uno stronzetto che è appena morto. Mi ha guardato in prova pietà. Oh, il sangue che cola. Ah, la soddisfazione. Ma tu c'hai delle armi con cui fare qualcosa? Oppure devo morire senza una... Adesso non ho munizioni. Non hai munizioni? Vabbè, non è che faccia tanta differenza per te, eh. Vai, perfetto, mi prendo il cecchino. Il cecchino. Oddio. Oddio, Nico. Nico, Nico. Sono qua, Nico, sono qua, sono qua. Io sono qua. No, Nico, devi aiutare, sono... Nico, sono qua, sono senza un Nico. Nico, 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 Nico. Ma Nico, perché non mi aiuti? Oh, dove eri? Ne ho uccisi due. Perfetto, quelli che mi hanno ammazzato. Pure che potevi... Non so, perché... Ti ho vendicato! Sbrigarti un pochettino, no? Fuga, puttana. Ma io mi chiedo perché ti chiedo aiuto. Veramente, io mi sto ancora chiedendo perché ti chiedo aiuto. Ma sai come sono morto? Come una merda, immagino. Mi ha ucciso il mio stesso lancio a grappolo. E poi da me dello scarso perché mi tiro una molotov nei piedi. Da me io non miro un lancio missilistico sotto i miei cavolo di piedi, veramente. Ah, ma io ora vinco. Io ora vinco qui. E porterò la vittoria a tutto il team. Ti ho sentito, stronzo, purtroppo so delle orecchie. Dai, dai, l'avevo detto che vinco. Io direi che cerco ancora soldi, poi... ti... Proprio, cioè, top, no? Quando proprio la situazione punta a tuo favore. No, mi vogliono investire! Muori sempre. Va bene, è stato bello conoscerti. Ehi, stronzo, ti ho visto. Purtroppo so degli occhi. Ma perché uccidi il tizio che stava uccidendo l'altro tizio che stava venendo a ucciderti? Infatti, lo faccio finta che sia una granata, così esce, guarda, eh. È la tua taglia. Oh, era una granata isca. Oddio, cosa? Oh, è la tua taglia quella. Ma sono anch'io la sua taglia, lo sai. Bellissimo. Siamo taglia reciproca, è diventata PvP. Io ti bellissimo, comunque gli ho tirato una granata isca. Lui pensava fosse una granata normale. Cambio position. Me ne vado in tappacchie. Me ne vado a fare in culo. E vabbè, sono un po'... Ma salve. Ok, diciamo che me ne vado. Sono un po' nella merdina. Prendo... uccidilo. Ma uccidilo cosa? Che è tutta la... Io ho metà della sua vita. Oh, bene. Ah, posso rianimarti. Già. Testa di cavoli, di cavolfiore nata nel giardino delle principesse. Mi stanno inseguendo. Mi stanno inseguendo. Aiuto, il segreto. Mi stanno inseguendo, Nico. Mi vogliono far fuori. Oddio, aiuto, Nico. Aiuto, Nico. Aiuto. Pensa sia io. Ehi, ah, ma non ci facciamo niente che ci accendiamo addosso, eh. Poi arriva pure l'aereo, Nico. Ma cos'è? Fast and Furious. È sceso. Bam. Ora è sceso definitivamente sto povero pirla. Che cazzo è appena successo?
Non lo so, in seguimento era arrivato pure un aereo. Oh, mi compri delle corazze, testa di cavolfiore. Ah, oh, ok. Sì. No, pensavi, Dove andiamo, ragazzo? Ma sai che piccolissimo la safe. Ciao, io corro di sopra come Ciao. Se non ci fosse. Io corro di sopra. Salgo con te. Puttana. Non penso che i nemici siano così cortesi. L'ho vista in faccia. Dai, il massimo muore. Siamo in posizioni. Non morire, ma non suicidarti. Mi do le pelle. Lì. Oh, la terra. Ma dove è andato? No, è porto, non è sulla terra. Tendo, c'è un altro stronzetto qua sopra, Nico. Sta arrivando! No, due! Perché... Ce ne sono due! Scappa via! Grillo, che strage! Ma cosa stai facendo? Aiuto! Spara! Levati dai coglioni. Ok, qua non c'è nessuno. Ho 13.600 dollari, Nico. Ci prendiamo delle piastre. Perché non ce le ho? Io prenderei qualche biscottino. E delle piastre per me. Prendo l'UAV. Aspetta, prendi un bombardamento per me, che così lo prendi. No, Nico è Nico è Nico non hai curazzo, lo sai, stai per morire. No, non ce la faccio. Ok, fantastico. Ce ne andiamo. Dove te ne vai? Lo sai che siamo in una zona in cui. In cui ti inculano. No, in cui arrivo prima a prendere la cassa perché tu sei scarso. Pompa per me. Vieni. Aiuto! Nico, siamo prendendo l'asso di equipaggiamento, vieni. Mi sparano. Attento, c'è gente qua vicino, ti dico. Dammi i soldi per l'asso di equipaggiamento. No, aspetta. Cosa non aspetta? Ma droppami, li prendo. Non è che ci vuole tanto. C'è gente! Ma chi se ne frega? Cazzo. Lo prendo! È qua. Uno è morto. Ho tolto la corazza. Taglia negata. Ma perché spari a caso? Di quello che te guidi e mi stai guardando negli occhi, cioè. Davvero è vero che vado a destra. È vero, guarda, destra, sinistra, destra, sinistra. La strada. Ehi, personaggio di Warzone, consideri Nicola un personaggio forte? Consideri sì. Che sia utile a qualcosa? Lo consideri utile alla squadra? Pensi che... abbia una carriera che possa migliorare in futuro? Interessante. Aiuto! Ci sono 70 persone! Allora nasconditi! Non morirmi! Entra un po' dentro! Uno a terra! Nico, non morirmi! C'è uno col cecco! Allora levati! Passiamo da tenda a tenda! Da tenda a tenda! Ce ne sono due, eh! Sono molto vicini, Nico! Ok, vado a... Sono in tre, Nico! Ma muori, sono figlioletto! Uno, sono in due perché uno è appena morto! Mentre dava la sicurezza, okay, l'ho aspettato! Ok, uno è lì. Oh, Nico, dentro la tenda, Nico, dentro la tenda, Nico, dentro la tenda. Che cazzo fai, Nico, dentro la tenda? Arrivo. L'ho ucciso. Ma perché non mi salvi mai? Sei utile, veramente, non lo so. Sì, vabbè, sono morto. Sì, sono andato. Questo ora possiamo vedere un esemplare di Nicola Fabbro che sta per morire. No! È un esemplare molto particolare perché nonostante lui sia condannato alla morte, lui comunque spera di farcela. Non è utile a vincere, non è utile a salvare il culo alle persone, proprio è inutile quanto proprio, non lo so. Tanto ucciderai questo stronzo? No, perché possiamo vedere un esemplare di Nicola Fabbro che intenta morire. Infatti, come vedete, è una persona che tenta di vincere, comunque sappia già anche lui di morire da lì a poco. Mi sembra molto particolare. Oh, ho sbloccato un orologio, incredibile. Posso vedere l'ora, incredibile. Che non so che cavolo serva, però ok.